Ciao raga, zoom zoom, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, io comincio questo vlog dall'uscita dal lavoro. Come vedete sto uscendo, sono le 8:08. Anche oggi abbiamo finito presto. Vedete che c'è ancora luce. Come vi ho detto lo scorso vlog, le giornate sono sempre più lunghe, a me piace. E sì, anche oggi abbiamo timbrato puntuali, quindi ho tutto il tempo di andare alla fermata del bus, che adesso vedete qua dopo il semaforo. E tutto a posto, ancora domani, venerdì e poi sabato voi starete insieme 2 giorni con me e pubblicherò ovviamente il vlog sabato sera e poi le mie ferie ennesime, 8 giorni diciamo così, e le passerete anche con me ovviamente. Aspettiamo che il semaforo diventa verde. È stata calma oggi, secondo me domani e sabato come sempre ci ammazzano, ma vedremo, vi racconterò. Adesso arrivo alla fermata del bus, chiamo mamma che aspetta sempre la chiamata quando esco dal lavoro, ecco il semaforo verde, e poi nulla, poi ci sentiamo a casa, vi racconterò altre cosine. Che bello, mancano 48 ore, che sono quelle che non passano mai. Ah. Ecco la mia verde fermata del bus. Ci sentiamo dopo a casa, raga. Che bell'aria di primavera, fa di nuovo bello, grazie a Dio. :20:40, raga, sto tornando a casa. La stradina che faccio ovviamente tutti i giorni, almeno 2 volte al giorno. Ci siamo, andiamo a riposarci. Ho fatto mezzo viaggio in piedi nel bus, ma poi grazie a Dio qualcuno è sceso, perché la maggior parte scende dove abito io, quindi, cioè la città intendo, quindi ce n'è una prima, anzi prima deve passare un pezzo di Regensburg, poi c'è l'altra cittadina e poi c'è la mia, quindi poche speranze che scendano subito le persone, insomma vabbè, ce l'abbiamo fatta. Adesso arrivo a casa, guardo se c'è posta, caffeuzzo e chiacchieriamo. Come sempre, cioè lo vedete è ancora chiarino. Ciao, sono a casa, mancano 5 minuti alle 9 raga, e siccome è giovedì sera sta per uscire la premiere di un nuovo vlog, quindi adesso mi metto nel divano e partecipo alla chat con voi. Mi piace troppo raga, anche martedì sera eravamo tantissimi, a parte che era un vlog lunghissimo, martedì sera 50 minuti credo, questo invece dura 28 minuti, quindi magari non saremo in tanti, perché ho visto che appena esce il video alle 9 siamo in tanti, poi man mano che passano i minuti, soprattutto dopo le 9:30 sì, c'è il picco di gente, quindi oggi alle 9:30 sarà già finito, quindi non mi aspetto tante persone come nel vlog di martedì, però ho visto che voi guardate il vlog molto tardi, cioè subito alle 9, però alle 9:30, alle 10, quando io vado a letto magari alle 9 c'è un tot di visualizzazioni, poi alla mattina scoppiano veramente, perché di notte si vede che li guardate. Ok, quindi sarà un vlog veloce, veloce no, perché mezz'ora di vlog è pesante tra virgolette, è bello, è lungo da seguire, però non c'ho più l'acqua, ho bevuto appena un bicchiere pieno e ho già bevuto il caffè. Cosa stavo dicendo? Mezz'ora per i miei standard è breve il vlog. Comunque mi fa piacere, chiunque ci sarà. Adesso appunto vado nel divano e mi preparo, guardo sempre dalla TV e rispondo dal telefono. Mi rilasso un po' con voi, perché voi dite che io vi faccio rilassare tanto, ma in realtà siete voi che mi fate compagnia e mi fate rilassare. Raga, devo chiudere la finestra in bagno, non c'è assolutamente freddo stasera, bellissimo. Infatti in camera da letto e in salotto lascio ancora una finestra sollevata. Benissimo. Raga, io sono ancora alla ricerca dei sollevamento delle piante. Come solleva piante, come li chiamo io, voi avete capito di cosa parlo. Nel senso che mi devo guardare in giro, adesso che ho le ferie vado a fare dei giretti e li voglio cercare. Ne devo prendere, come vi ho detto, 1, 2, 3, 4, così ne ho. Il problema è che portarli, perché di solito sono degli sgabellini, come cavolo li porto in pullman, per dire.
E poi sono sempre, non mi sono dimenticato, ma sto aspettando il momento giusto per acquistare lo scaffale per mettere tutti i miei animaletti. Non vedo l'ora, raga, perché sono giù in cantina e sono tanto triste. Non vedo l'ora, adesso vedrò un po'. Sto pensando i posti dove metterlo, avevo già parlato con voi, non discusso. Avevo già parlato con voi, mi avevate consigliato qualche angolino, vedrò. Piano piano, tempo al tempo, si fa tutto, dai. Adesso vado, mi metto sul divano e andiamo, vado in premiere, vi mando un bacio, ci sentiamo o stasera o domani mattina, ma penso più domani mattina. A colazione, o dopo colazione, o mentre, più o meno. Prima mai, prima mai, prima colazione no. Un bacio. Mamma mia, come sto! Se vi ricordate questo film. Allora, raga, sono le 8:10, io non ce la fo. No, dai. Andiamo a prepararci il caffè, la colazione. Guardate, è tutto pronto. C'è tutto pronto. Ieri sera ho preparato già le cosine per fare la pasta. Oggi, contenitore. Bellissima giornata come prometteva. Ragazzi, non voglio dire niente, ma settimana prossima un pochino meglio. Le previsioni le dà, e soprattutto per lunedì, che forse vengono i miei colleghi. Ma aspettiamo prima di dire le cose. Allora, ci sentiamo dopo? Dopo caffeuzzo? Un bacio. Ma buongiorno, buon venerdì, raga, buon venerdì per me. Per voi è già passato, già ripassato, siete già nel 2029. Allora, buongiorno, 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 ho fatto colazione, quindi un po' il caffè sta andando in circolo. 8:27, benissimo. 8:27, io sono qui, adesso mi butto sul divano, non tanto per una mezz'oretta, poi mi cucino la pasta. Sì, è venerdì, meno male, dai, ancora un giorno. Io oggi ovviamente, ma io non lo conto. Allora, oggi ho fatto colazione col porridge che mi sono preparato ieri sera. Porridge semplicemente con fiocchi d'avena, integrali ammollati tutta la notte nel latte d'avena. Questo è il porridge che mi mangio io. Poi lo yogurtino, quindi potete immaginare l'effetto che avrò fra mezz'ora. E quindi ho fatto colazione, un bel caffè lungo. Guardate, ho fatto il colore alla barba. Mi sono bloccato che non sapevo cosa dire. Ieri ho fatto il colore alla barba, oggi è più bello, il giorno dopo è più bello. Adesso poi mi pulirò ancora qua sotto, ancora un pochettino e sono a posto. Penso che domenica mi farò anche i capelli, così tutta la settimana sono a posto anche con quello, mi passo la macchinetta. E bello, bene, dicevo che sembra, non ho paura di dirlo, che lunedì sia che metta 17 gradi con un po' di sole pomeriggio, non ci posso credere. E poi i prossimi giorni, vi ho detto, cambia ogni 6 ore qua il tempo, cioè la previsione, quindi bisogna aggiornare. Diciamo che la tendenza è un miglioramento del tempo, quindi vediamo, vediamo. Ma io mi prenderò quello che viene, chi se ne frega. Vi mando un bacio, ci sentiamo dopo che mi vado a vedere il telegiornale, quindi sarò più triste. Sono all'opera in cucina, raga, acqua che bolle, penne pesate. Pronto, pronto, parmigiano, pepe e tutto quanto, una specie di carbonara, raga, ma non, le uova. Qui sto cuocendo il guanciale. Oh, guardate le mie. Oh, Dio! Non avete visto niente, raga, non avete visto niente. Erano le mie gambine. Bene, vietato ai minori di 18 anni. Ci sentiamo dopo, raga. È pronta, raga. Eccola qua. Questa mia specie di pasta, insomma, carbonara. Non è una carbonara, è una cosa mia. Buon appetito. Ragazzi, mentre inserisco qualche cartolina, qualche indirizzo sulle cartoline che avevo già preparato e guardavo Cristiano l'ultimo video su Fedez, sull'intervista. Ho cucinato la pasta, l'avete vista, l'ho messa in frigo adesso perché è già fredda e ci manca un'ora, quindi con le uova meglio non di stare attenti.
Poi, visto che ho le uova, parlando di uova, che scadono il 14, fra 2 giorni, oggi è 12, cosa faccio? Le metto in friggitrice ad aria con la tempistica giusta e le faccio sode, così poi si raffreddano in un'ora, le metto in frigo e durano un po' di più. Già due magari me ne porto domani o dopodomani, insomma, e durano un pochino di più prima della scadenza. Adesso le metto qui e le faccio sode nel fornetto che è top. Non so se l'avete mai provato, ve l'avevo già accennato tempo fa. E adesso vado e poi ci sentiamo dopo. Bene, sono prontissimo, raga. Ho fatto la doccia, sono le 10:45. Devo solo mettere le cose nello zaino, l'acqua e il mio cibo. Le uova sono anche fatte, si sono sodate, le ho messe in frigo così. Non c'è nessun problema. Allora, raga, sto usando da un po' di giorni, mi sa che ve l'avevo detto, l'olio per la barba. Lo metto nel pettinino e la mattina dopo la doccia mi pettino. E mamma mia, a parte il profumo che mi lascia tutto il giorno, adoro. E poi la vedo, la sento più morbida e più compatta. Non lo so, la sto usando da 3 giorni, adesso lo userò ogni giorno. Insomma, mi trovo proprio bene. Che buono, un odore fantastico. Allora, sì, un quarto d'ora se va, se affrontiamo questo venerdì. Oggi siamo in 4, devo dire, meno male. Anche se ieri la giornata era morta di nuovo, ve l'ho detto. Oggi, domani non lo so. E il fatto è che quando più fa caldo, più belle giornate, la gente esce e noi sentiamo questo, c'è un po' più di calma. Però venerdì e sabato, ovviamente, soprattutto oggi e domani. Adesso che ci si fanno le grigliate, vendiamo tanta carne marinata che prepara il nostro macellaio. E poi oggi è venerdì, quindi pesce. No, oggi ci sarà sicuramente, anche se c'è bel tempo. E che la gente si concentra magari più la mattina fino alle 2 del pomeriggio, alle 3, poi si calma, insomma. Va bene, ma va bene così. E oggi siamo in 4, domani invece siamo in 3. Domani è un po' paura, ma poi chi se ne frega, poi sono in ferie, raga. Allora, io adesso vi do appuntamento, facciamo una passeggiata insieme, magari fino al pullman, e poi ci sentiamo stasera di nuovo all'uscita. Benissimo, soddisfatto quando fai tutte le cosine, che è tutto preciso, tutto pronto, tutto fatto, tutto. Qui si dice eledik, tutto eledik. Come promesso, passeggiate insieme, mi fate compagnia in questo piccolo tratto di strada. Bellissimo oggi. Sono 14 gradi. In questo momento si sta benissimo. Io ho il mio giubbottino. Bello, bello. Tanto io tra un'oretta sarò chiuso al lavoro fino alle 8, quindi alla fine può fare quello che vuole. È passato adesso in fondo il camion di Action con nuove cosine sicuramente. Viva Action! Prossima settimana, dai, ci faremo tutti i girettini. Se Dio vuole. Ma sapete una cosa? Mercoledì, Volentieri. quando ho salutato i vicini, quando andiamo a Weiden con la zia, mamma e il mio amico. Praticamente mia cugina, che lavora a Schwandorf, fa la postina, porta mia mamma e mia zia. Però loro saranno già lì alle 8 meno un quarto del mattino, raga. Quindi io mi sveglierò sicuramente alle 6. Alle 6, perché devo vedere un po' come raggiungere Schwandorf, sia o in pullman o col treno, e poi da lì partiamo per Weiden, un'altra città dove incontreremo la mia amica. Quindi mercoledì per tutti, mattinata, cioè sveglia prestissimo. E vabbè, però sarà una giornata divertente, sicuro, sicuro. Che bello sempre questo angolino. Quindi sveglia prestissimo, come fare un turno la mattina al lavoro. No, non mi sveglierò alle 4, raga, credo alle 6, dai. Sapete che ho bisogno del mio tempo.
Ma sì, c'era una tipo una vignetta su Facebook che diceva una foto c'era scritto sveglia al mattino presto per andare a lavorare, c'era uno tutto triste. Sveglia al mattino presto per andare in vacanza, ad esempio, ed era una faccia felice, quindi non è la sveglia, ma è la situazione, insomma. Se ti svegli presto per andare a lavoro è un conto, se ti svegli presto per andare a fare qualcosa di bello è un'altra cosa, insomma. Mi ha fatto ridere sta vignetta. Bene, io arrivo alla fermata del bus e ci sentiamo stasera, raga. Un bacione! Finito anche per oggi, raga. Salutiamo il mio negozio. Proprio il mio, e l'ho comprato, sono le 8:10. Anche oggi abbiamo finito presto, ma oggi c'era molto molto più lavoro, ma essendo una persona in più mi ha finito più o meno come ieri. Sono un pochino stanco, mal di testa, ma mi avvio al bus e basta, quando ci sentiamo a casa, raga. Venerdì sera, wow, cielo sempre spettacolare a quest'ora. E andiamo. Ci vediamo dopo. Buonasera ragazzi, ciao a tutti, zoom zoom. Allora, ho un po' di mal di testa, raga, quindi giro questa clip, poi vado a mettere sul divano, mi bevo il caffè che so che mi fa comunque passare un po' il mal di testa. Però sto bene, non preoccupatevi, oggi sono un po' stanco. Allora, ma mi rallegra una cosa che è arrivata, che ho trovato nella cassetta della posta. Questa cartolina, raga, che viene di nuovo dalla Sicilia, da un'altra ragazza della Sicilia, si chiama Grazia. Quindi ringrazio Grazia da Ragusa. Vi ricordate quella scena mitica della signora Luciana che diceva, non so, leggeva un commento, scusate il nasino, il mio nasone, leggeva un commento con Chiara e diceva: i siciliani ti amano, mamma. E poi cominciavano tutti a piangere: i siciliani ti amano. Che ridere quella cosa. E insomma, un'altra ragazza della Sicilia, la Sicilia ama me, io amo la Sicilia. E guardate che bello anche il francobollo, vediamo cosa ritrae intanto. Associazione Fratelli Mattei. La strage di Prima Valle. Ah, che bello, vabbè, ricorda una cosa storica che non è molto, molto allegra, quindi se è una strage. Sinceramente, raga, io non me la ricordo. Medaglia d'oro, vittime del terrorismo, 50esimo della strage di Prima Valle. Raga, non me lo ricordo questa storia. Dovevo andare a cercare. Associazione Fratelli Mattei. Comunque un'occasione per andare magari a ritrovare a leggere questa storia, insomma. Grazie, ti ringrazio. Faccio vedere la cartolina. Che è di Pasqua, raga. Mi augura buona Pasqua. È bellissima, con tutti i glitter. Guardate. Eccola qui, ma so che è di Pasqua, ma anche la Crizia, la ragazza che mi ha mandato l'altra cartolina, mi ha detto che ci ho messo un mese a arrivare dalla Sicilia, e questo può essere. Adesso magari guardo il timbro. Guardate qua che bellina anche dentro, troppo. Ciao Paolino, buona Pasqua a te e alla tua famiglia, buona vita, grazie. Grazie. E vediamo il timbro. Crizia mi ha detto che ci aveva messo un mese. 22 marzo, scusate, avevo il telefono basso. 22 marzo è stata timbrata, quindi quasi un mese, 20 giorni, raga. Ma non importa. Grazie mille, un bacione. Continuate a mandarvi queste cose che sono bellissime, le conservo gelosamente, raga. Il mio caffè qua sul tavolo. Ah, vi devo dire questa cosa, che la mia collega, oggi c'era la Tatiana, e sono due sorelle, Tatiana e Veronica. Russe, oggi c'era Tatiana, Veronica non sta bene a casa, mi ha raccontato che Veronica mi ha trovato su YouTube, tutte le colleghe più o meno sanno che io ho un canale, qualcuna l'ha visto, e Veronica l'ha controllato e poi ha detto: ma lo sai che a mia sorella è venuta voglia di fare un canale YouTube, ovviamente o nella sua lingua, in russo oppure in tedesco. Perché lei ha un grandissimo giardino, appassionata di piante, c'è anche degli animaletti, mi sembra. Comunque lei coltiva il giardino, appunto, con fiori, piante, anche qualche verdurina, credo vorrebbe aprire
un canale YouTube su questo, sul suo giardino, far vedere come, soprattutto quando arriva la primavera, come si curano le piante, come si piantano, si fanno moltiplicare, eccetera, eccetera. E gli ho detto, digli subito di aprirlo quando se la sente. Che è bellissimo, una cosa bellissima avere un canale YouTube. Vediamo se poi lo aprirà. Magari adesso non sta bene, vi dicevo. Quando si riprende, vi segnalerò il suo canale. Ovviamente parlerà in tedesco o russo, però magari in qualche modo con i sottotitoli potete andare anche a curiosare il canale della mia collega, se mai lo aprirà, ovviamente. Va bene, mi ha detto questa cosa carina, dai. Vi mando un bacio, raga. Ci sentiamo domani mattina. Domani è sabato, appunto. Che bello. Vi mando un grosso abbraccio. Ci sentiamo tra qualche ora. Ciao! Buongiorno ragazzi, sabato sono le 8 meno un quarto, scusate, e io ieri ho dimenticato la tapparella sollevata, quindi alle 6 di mattina avevo il sole qui sopra la faccia come se fosse alle Hawaii. No, vabbè, la luce mi ha svegliato, ma raga, ho dormito 8 ore di fila, quindi cioè, il corpo dice alla fine. Paolino, alzati, hai dormito 8 ore, sono sufficienti. Adesso vado subito a fare colazione. Sono bello carico, più o meno. Carico come un bradipo per andare a lavorare. Ultimo giorno, vedremo un po'. Intanto vado a fare la mia super colazione, raga. Non ho lo yogurt stamattina, mi mancherà. Quelli devo comprarli. Ma ci sentiamo tra pochissimo. Sopravviverò anche senza lo yogurt, in effetti. Un bacio, tra poco. Sono sveglio più o meno. Sono le 8:05, raga. Anzi, no, sono le 8:07. Come state? Come state, amici miei? Allora, io contento che è sabato. Ormai mi sto rompendo le balls con le mie ferie, le mie vacanze, il tempo brutto che arriverà e tutto quanto. Mi sopportate sempre come non lo so, come dei come i pilastri che supportano un palazzo, ecco, che bel paragone. Allora, sì, che stavo a dire? Boh, non lo so. Ah, che sì, non lo so, ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma per lei? Ah, raga, voi siete la mia luce, siete la mia. Non sono pazzo. E secondo me, molti di voi continuerete a pensare che io la mattina assumo qualche cosa, ma in realtà mi bevo solo il mio caffèuzzo e le mie fette biscottate. Se c'è lo yogurt e basta, non lo so. Pensate se assumo qualcos'altro. Dai, a parte gli scherzi. Adesso parlo, divento serio. Io passo da una stupidaggine a una cosa seria, ma perché non ne posso più? Non ne posso più, raga. Sentire notizie, allora l'Iran vuole attaccare Israele, Israele vuole attaccare la Russia vuole attaccare la Cina vuole attaccare il Marocco vuole attaccare l'Australia, ma allora andiamo tutti a rotoli, basta. No, non ce la posso fare, raga, io. Ma perché adesso l'Iran vuole attaccare Israele? Ditemelo, perché? Non ce la posso fare, raga, non ce la posso fare. Va bene. Abbandoniamo subito questo argomento perché avete già capito, raga. No, veramente no, non è solo una cosa seria, non ne posso più, non si può più sentire sta roba, raga. Per carità, basta, vi prego. Ah, che tristezza. Ma noi andiamo avanti, giorno dopo giorno, facciamo le nostre cosine. Ragazzi, dai, adesso vi racconto una cosa. Io settimana prossima non vado a lavoro, lo sapete, ma arriva, mi hanno detto ieri un collega nuovo, un ragazzo, che in realtà è un, non so come chiamarlo, in italiano, fa 20 ore settimanali, adesso fa tipo una prova, deve imparare, insomma, comunque lavora 5 giorni anche lui, perché se fa 20 ore ovviamente sono quasi 5 ore al giorno, se non sbaglio. Vabbè, comunque arriva un collega nuovo, un ragazzo, mi hanno detto che è giovane, non stanno poco anche le colleghe, si chiama Max. E raga, una cosa così curiosa, è il primo che conoscerò, perché lo vedrò se poi lavora, se non scappa anche lui dopo, che non ha.
Allora, quando ci sono gli annunci di lavoro, ve l'avevo già fatto vedere, c'è scritto MFD. Ricerchiamo personale MFD. Cosa vuol dire? Maschile, femminile e D sta per diverse. Diverse in tedesco. Praticamente sono quelle persone che non hanno, qui si può mettere anche nel documento, credo, non mettere il sesso, che non si sentono né uomini né donne, ma si sentono, non so se neutri è una bella parola, non so adesso, qui si dice diverse, diverso sesso praticamente, non lo so, una cosa un po' complicata, comunque lui è così. E quindi sarà il primo, cioè non primo che conosco, che conoscerò, nel senso, essendo un collega, no? Magari tante persone lo sono, non lo sapevo neanche, ecco. Una curiosità solo questa, niente di che. Abbiamo detto anche con i colleghi, cioè, non chi se ne frega, ma può avere i capelli neri, essere blu, con gli occhi, con quattro occhi, di qualunque sesso vuole, trans. Uguale, per noi è tutto uguale, però è una curiosità, insomma. A parte questo, abbiamo un nuovo collega, ecco. Però volevo dirvi questa curiosità, che è il primo che conoscerò che non ha sesso su... non ha genere, forse si dice così, oddio, troppo complicate queste cose, comunque mi avete capito. Comunque l'importante è che viene ad aiutarci qualcuno, ecco, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Poi può essere anche avere otto braccia o... Oh, i capelli, scusate, colore arcobaleno, chi se ne frega. Bene, e quindi speriamo che il nuovo collega rimanga, perché gli altri sono scappati, gli ultimi ragazzini, dopo poche 2 settimane, insomma, dopo qualche giorno. Va bene. Adesso, che sono le 8 e 12 minuti, è presto, quindi io vado, lo so. Il discorso che vi ho fatto prima, lo so, ma devo andare a vedere il telegiornale perché io una la mattina me lo voglio guardare. E poi noi ci sentiamo ovviamente dopo. Io non devo cucinare stamattina perché vi ricordate le uova che ho fatto ieri in friggitrice d'aria? Quindi ho quelle, adesso poi vi dirò come le abbinerò. Quindi oggi niente cucinare, né non cucino, però il pasto me lo porto. Va bene, ci sentiamo tra pochissimo. Un bacio, domani, se tutto va bene. sì, ma non lo so però, perché non lo so, dipende da milioni di cose. Si va sulla collinetta in giro a passeggiare nei boschi, andiamo insieme ovviamente. Voi mica state lì seduti, venite a passeggiare con me. Io credo magari Sono le rispetto 9, raga, sono le 9. Io cosa sto facendo? Mi preparo la sciccetta, la sciccetta, la sciccetta. oh, io invece Cosa mi mangio? Allora, mozzarella mozzarelline mini. di Queste qua mi metto nella sciscetta, poi due uova mi metto nella sciscetta, le due uova sode, poi mi metto un bel pomodoro, uno solo, questo è abbastanza grande, lo taglio in quattro. Oddio, un uovo si sta scappando, stai qua per favore. Poi mi metto qualche olivetta nera, raga, nella sciscetta, poi mi metto... non lo so ancora perché questa insalata è scaduta ieri. Questa qua, peccato, raga, quanto l'ho pagata. Ma è un paccone da 400, hanno scadenza breve. Ma mi sembra ancora buona. Adesso provo, se no mi metto in angolino un po' di insalatina, metto un goccio d'olio subito. Cioè, sì, me la condisco un pochino subito. E basta. Però adesso mi faccio... Ah, mi metto anche questi, due cucchiai di semi di zucca che fanno benissimo, raga, mi metto anche questi. Sì, alla fine verrà una specie di insalata, se l'insalata è buona. Adesso vi farò sapere dopo l'assaggio, sento l'odore. In realtà oggi è 13, raga. Oggi è 13. Cavolo, oggi è 13, raga, è scaduta il 10. E ho paura che mi fa venire lo squaragnaus alla pancia. Adesso poi assaggio. Ma anche senza insalata comunque va bene. E tanto per avere un pasto da portare, insomma, adesso proverò. Mi faccio così, però mi voglio fare, io le chiamo le piadine al cucchiaio, una cosa velocissima da fare in friggitrice ad aria, oppure in padella, le ho fatte tante volte. Praticamente la dose cos'è? Ogni cucchiaio di farina, un cucchiaio di acqua.
ogni due cucchiai, ogni, no aspettate, ogni 4 cucchiai di farina mi sembra, un cucchiaio d'olio, quindi ad esempio 2 cucchiai di farina, 2 cucchiai di acqua e un mezzo cucchiaio di olio, un po' di sale, un po' di spezie, quello che volete, si gira col cucchiaio veloce veloce, viene proprio una pallina, una pasta, si stende e si fanno queste piadine che si possono mangiare, le potete fare non troppo spesse, ve le consiglio, però mezzo dito, insomma, mezzo dito. E io le metto in friggitrice d'aria oppure sulla padella, si girano così così e sono buonissime, raga. Piadine al cucchiaio. E quindi mi faccio quelle perché è troppo poco quella roba, quindi 2 piadine me le faccio e basta. Adesso devo vedere se c'è ancora farina, raga. Devo fare una lista della spesa per settimana prossima e assolutamente devo prendere la farina, visto che adesso riesco a fare il pane, devo provare la pizza. Farina, mi devo scrivere un po' di cosine. Adesso vado, poi magari ve le faccio vedere. Tanto sono solo le 9, ho ancora 2 ore, quindi mi faccio tutto con calma. Io adoro la mattina, raga, adoro la mattina. Se sentite sottofondo una donna che parla, è la diva del tubo. Ecco, non è la mia nuova fidanzata, purtroppo. Va bene, ci sentiamo dopo. Ok, raga, ho preparato la sciscetta. Adesso, oltre la diva del tubo che sta parlando, sentite anche la friggitrice ad aria, scusate, che gira. Allora, questa è quello che mi porterò. Sembra un po' poco, però alla fine è sostanzioso, raga. 3 ovette, cioè, quindi per questa settimana ovette sono a posto. Il pomodoro, i miei semini, un po' di olive, le mozzarelline. E qui c'è, aspettate che non so se le vedete, forse no, forse qui adesso le vedete, stanno cuocendo, aspettate, apro, dai, stanno cuocendo, non si vede lo stesso, le piadine, dopo ve le faccio vedere. Comunque, raga, un cucchiaio di farina ne fate una, quindi ne mettete 3 cucchiai di farina, belli colmi però, belli pieni, cicciotti, e ne fate 3, perché poi vanno a fare la pallina col cucchiaio, si appoggia sulla carta da forno e la schiacciate bene e la allargate. Tutto qua, dopo ve le faccio vedere come sono pronte. In realtà ne ho fatte 4, 2 me le porto a lavoro e 2 me le mangio prima di uscire alle 11 con una fettina di formaggio, così riesco a stare tranquillo fino alle 4. Ecco. Quindi ho approfittato e ne ho fatte 4. 4 cucchiai di farina, 4 cucchiai di acqua, un pizzico di sale, ci ho messo poi dell'erba cipollina ed anche dell'aglio, e un cucchiaio d'olio, un cucchiaio per 4 cucchiai di farina. Poi ci giocate voi con l'acqua e la farina, girate, non è che c'è questa pignoleria sugli ingredienti, va bene. Dopo vi faccio vedere tutto. Sono fatte le 9:18. Non passa mai oggi questa mattina, ma meglio così, è perché mi sono svegliato un po' presto. Io adoro la mattina, raga, e vi devo dire poi una cosa tra pochissimo, che ci sono cascato di nuovo, raga, ci sono cascato di nuovo, mamma mia. Ecco, raga, sono pronte. Allora, ovviamente piadina è un nome che non c'entra nulla con la piadina, io le chiamo così, le piadine al cucchiaio, ma non c'entra nulla. Guardate che carina, sono perfette. Sane, perché fatte a casa con 2 ingredienti, sono queste qua. E se voi riuscite poi a stenderle ancora di più, vengono veramente fini fini come le piadine. Però vedete che carine, sono veramente buone e croccanti. Potete farle un po' più cicce, rimangono più morbide ovviamente, però ok. Quindi 2 le porterò al lavoro e 2 me le mangio prima, ecco, come pranzo, diciamo così. Bene, questo sarà il mio unico pasto della giornata, che è tutto completo, sembra poco, non spaventatemi, poi ho fatto una bella colazione. Ok, adesso vi dico, se riesco a girarmi e non sono al contrario, speriamo di no, speriamo. Dove sono cascato, raga? Sono cascato lì, su quell'app arancione, raga, su Temu. Ieri sera mi annoiavo, non volevo dormire, e allora ho fatto una ordine su Temu. Forse però, forse il mio ordine più bello e più utile, perché tutta roba per la cucina, tutta roba carina, particolare, non solo cucina ovviamente, ci sono cose, ci sono delle chicchine. Quando arriverà? Una decina di giorni.
Se c'è la possibilità che mi arrivi, raga, addirittura durante le mie ferie, durante settimana prossima, sarebbe una cosa magica, perché arriverà sia la degusta box, sia lo spacchettamento temo, così ho tempo con calma di fare i video. Speriamo bene, raga. E sì, ci sono cascato di nuovo su Temu, però veramente ho preso delle cose carine, particolari, utili, vi ripeto di nuovo, non solo per la cucina, però la maggior parte sì, delle chicchine e vedrete tutto, un super unboxing, mega unboxing o mega haul Temu, come volete voi. Non vedo l'ora che arrivi. Bene, bene, dai. Eh sì, dai, un po' di soldini bisogna spenderli, raga. Quei quali va bene, vi mando un bacio. Poi dopo vi saluto. Sono le 9:30 ancora. Comunque, io ho chiamato mamma che era al supermercato. Ovviamente, sabato io non ci ho pensato, che facevo ancora un po' di spesa. Quindi, giornata bellissima. Ma lo vedete comunque. Dai, ci vediamo dopo. Io spero di non essere al contrario. Se no, mi tocca rifare tutta questa clip. Speriamo di no. Ci sentiamo dopo. Caffeuzzo, raga. Mi ci vuole, guardate, oggi mi ci vuole un altro caffeuzzo, guardate che bello. Adesso lo giro perché ci metto un goccio d'acqua. Eh sì, un goccio d'acqua, ci metto un goccio di latte e lo giro. A proposito, ce l'ho qua in frigo. Allora, sono le 10:05, si sta avvicinando l'ora di fare la doccia e di andare a lavorare. Ci stavo venendo un po' di abbiocco. Stavo guardando qualche video su YouTube, sulla friggitrice ad aria, sempre trucchi, roba così, consigli, ricettine. Comunque, ribadisco che alla fine della gara non ci ho messo il latte, ci ho messo una pastiglietta di dolcificante, non ci ho messo il latte. Ditino mai dimenticare. Che buono. Questo è quello della Mille, il marchio Mille. Sì, buono, espresso molto forte. Che sto dicendo? Ribadiscono tutti che comunque friggitrice ad aria è un nome commerciale, un fornetto ad aria. Io ho il libro di Benedetta, lo sapete, anche sul canale YouTube lei fa tante ricettine in friggitrice ad aria, poi le ha riportate sul libro. Possono fare tantissime cose, raga, io. Un po' pigrizia, un po' il tempo, un po' qua, un po' là. Mi devo mettere veramente a fare qualcosina di sfizioso. Vedremo, vedremo. Io vi devo lasciare, raga. Lo so che vi dispiace, ma vi devo mollare. No, mollare è una parola brutta. Vi devo lasciare per oggi. Se tutto va bene, questa è la mia frase tipica. Se tutto va bene, se Dio vuole, ma perché così è, la vita è imprevedibile. Ci vediamo anche domani sera col vlog della passeggiata sul bosco, nel bosco. Però vedremo come andrà il destino, raga. Quindi in teoria ci vediamo anche domani sera, lo spero, lo spero. Vi mando un bacio, vi voglio bene tanto, tanto, tanto. Un abbraccio. Ci sentiamo prossimamente. Facciamo così, un bel prossimamente. Anche con la poesia, anche oggi, raga, non ero ispirato per la poesia. Non c'era quel frucolino lì, quel coso lì, friccicorino, fricciolino, lo scintillio che non mi ispira poesia. Quindi la prossima volta, dai. Io comunque tutto pronto, devo solo fare la doccia, come vi dicevo, e sono contento. Ci sentiamo presto. Lasciate un like, mi raccomando, spolliciate, spolliciate. Ciao! Non voglio mai lasciarvi, ma è la vita.